fare i conti con l'ambiente, 2015, diciamo sempre che Ravenna è anche arte e cultura, siamo con Silvia Cirelli che è la curatrice del percorso di emergenze creative che dire, sono tantissimi anni, dal primo l'ottavo, anno. Sì, dal primo anno, siamo all'ottava edizione. Quindi tantissimi contenuti, quest'anno un contenuto che prima abbiamo avuto anche il piacere di vivere, questa performance. Ecco, puoi spiegarci com'è nata un po' questa idea? Certo, quest'anno abbiamo deciso di riproporre come gli anni passati un progetto di arte pubblica, quindi già quello è una tipologia di arte che ha bisogno e necessita del coinvolgimento, della partecipazione del pubblico, da qui appunto arte pubblica. Il progetto di quest'anno è un progetto di un giovane artista argentino, Sergio Pollicicchio, che però risiede a Ravenna già da diversi anni, quindi mi interessava anche proporre un artista internazionale che però vive pienamente la città di Ravenna. Il suo progetto è completamente incentrato sulla foresta amazzonica, e più precisamente sulle criticità che questo luogo sta vivendo, il famoso polmone verde del mondo che sta nettamente scomparendo con i problemi della deforestazione, della distruzione di una delle biodiversità più famose che esistono al mondo. Lui cosa realizza? Realizza una sorta di performance in una via del centro di Ravenna, via Casamata, dove porterà un vero e proprio paesaggio sonoro. Con un gruppo di ricercatori, infatti, sono andati nella foresta amazzonica e hanno registrato i rumori e i suoni della foresta. Ecco, questi rumori verranno completamente trasportati nel vicolo di Ravenna. Le persone quindi che attraverseranno il vicolo saranno partecipi di questa esperienza sonora sicuramente insolita in particolare. Quindi due avventure sonore che si mixano apparentemente lontanissime, che però trovano dei punti di contatto. Esatto, perché contemporaneamente l'artista registrerà quelli che sono i contributi sonori, i contributi audio delle persone che attraverseranno il vicolo. A fine evento, infatti, farà un'opera sonora complessiva, conclusiva, mettendo insieme appunto i suoni della foresta amazzonica con i suoni ravennati, un incontro tra questi due mondi molto molto lontani. Molto lontani, è presto per dirlo, ma hai già qualche idea per le performance prossime? Ravenna 2016, c'è già qualcosa che bolle in pentola? Ma possiamo, diciamo, anticiparlo? Che sono molti artisti, di solito la ricerca richiede sempre molto tempo. Mi sto focalizzando negli ultimi anni su progetti di arte pubblica e sono progetti molto complicati perché ci sono molti artisti che non lavorano con questa tipologia d'arte, quindi devo sempre dirigermi verso artisti che comunque amano la performance, l'intervento artistico, ecco. Quindi certo, Già è una nicchia più ristretta, quindi per ora non sappiamo ancora. Non sveliamo ancora nulla. Sicuramente quindi, sicuramente arte pubblica, sicuramente qualcosa che sarà sotto il cielo, non in luoghi chiusi. Sotto il cielo di Ravenna. Esatto, sotto il cielo di Ravenna oggi è abbastanza nuvoloso. Il cielo sopra Ravenna. Il cielo sopra Ravenna. Se vogliamo fare un richiamo così, un passante di carattere culturale. Ringraziamo ancora Silvia Cirelli. E Emergenze Creative a fare i conti con l'ambiente 2015. Grazie. Grazie.